Siamo con Luca Slotak. Si trattava solamente di un amichevole, però trattandosi di un amichevole contro una squadra di B e dopo un periodo così intenso di preparazione fisica, penso che l'approccio alla partita non fosse facile per voi. Non era facile per noi perché non conosciamo bene le squadre in NLB, allora sicuramente era una partita come altri, anche se giochi contro una squadra NLA, anche se giochi una squadra contro NLB. Abbiamo preso un gol subito, questo un po' tagliate le gambe e dopo abbiamo fatto bella partita, abbiamo girato. Esattamente, dal secondo tempo si è vista tutta un'altra squadra, anche le combinazioni si sono viste, insomma l'Ambrì poi ha preso in mano il gioco. Sì, certo, secondo tempo abbiamo girato, abbiamo messo un po' di intensità, abbiamo fatto bene forecheck, passaggi giusti, allora quello che abbiamo fatto nell'MNTI è funzionato bene. Venite, come detto, da un periodo molto intenso di preparazione fisica, Cereda ce l'ha confermato questa mattina. Tu che sei ad Ambrì da tanti anni, ti sei accorto di questo cambiamento in termini di preparazione fisica durante l'estate? Sì, certo, penso che io conosco Luca da 7 anni, da quando sono qui, avevo anche lui juniore, allora conosco bene il suo sistema, lui vuole fare tutto intenso, tutto veloce. Dobbiamo fare tanti forecheck e tutto veloce. Esatto, come dici te, un sistema di gioco molto diverso comunque da quello espresso negli altri anni, dritto sulla porta, molta aggressività sull'avversario. Ti sembra che questo sistema di gioco stia passando, cioè riuscite a metterlo in pratica secondo te? Ma certo, penso che anche altri giocatori devono fare questo, perché siamo una squadra giovane e quello che vuole dobbiamo lavorare tanto, fare queste cose. Oggi è stato ufficializzato l'arrivo per 3 anni di Dominik Kubalik, tu magari lo conosci, non sappiamo, ci puoi dire qualcosa magari a riguardo? Sì, mio amico ha giocato una volta nazionale con lui, allora oggi ho scritto a lui com'è la situazione con lui e sono contento che è mio amico e che viene qui, ci dà un mano per noi. È un giocatore che veramente piace questo stile, va sulla porta, porta dischi, tira tanto, è veramente bravo giocatore. E poi sembra dai numeri, dalle statistiche, che sia veramente un giocatore eccellente, un vero colpo di mercato per l'Ambrì Piotta. Sì, penso che l'anno scorso ha vinto, era top scorer di tutta la Liga in Repubblica Ceca, allora questo vuol dire che è un bel giocatore, anche e soprattutto per power play, tira tanti dischi sulla porta e questo è buono per Ambrì.